Buongiorno a tutti, ben ritrovati insieme. Nuova settimana in vostra compagnia, lunedì 24 maggio, 12:30 minuti. Iniziamo appunto con una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano News per raccontarvi un po' tutto quello che succede nella nostra città e cerchiamo appunto di raccontarvela magari in diretta anche mentre le cose accadono. È stato un weekend contraddistinto dal calcio nella nostra città con la famosa festa dell'Inter a San Siro e anche il Milan che ha festeggiato l'accesso alla Champions League. Milan maschile che però arriva in ritardo. No, lo chiedo a Mattia Del Giudice. Buongiorno Mattia. Dicevo, Milan maschile che arriva in ritardo a festeggiare perché le ragazze già festeggiano dalla settimana. Esattamente, le ragazze hanno anticipato i ragazzi, in più si giocheranno pure una finale di Coppa Italia, le parleremo dopo. Però insomma è una Milano in festa finalmente a livello calcistico dopo tanti anni. Milano in festa anche se i risultati del femminile di questa settimana, insomma l'Inter non c'ha molto da festeggiare, giusto? Vediamo tutti i risultati della domenica. Esattamente, diciamo che è stata una domenica con grande protagonista la lotta a salvezza, con il Napoli che pareggia 2-2 con la Roma, il San Marino cade in casa con la Fiorentina e saluta la massima categoria, quindi campane che festeggiano la salvezza, mentre gli altri risultati erano tra squadre ormai che avevano già nulla da chiedere dal campionato. La Juventus appunto ha battuto 5-0 l'Inter, completando una stagione incredibile. Infatti, non aveva, cioè, la Juventus non aveva niente da chiedere, però 5 pappine all'Inter non gliela date comunque. Come è successo? Esatto. Come è successo alle nerazzurre, povere? Tra l'altro 4 gol in 18 minuti, è stato davvero un inizio shock per le nerazzurre che appunto... Quando manca le motivazioni, abbiamo visto più volte la squadra di Attilio Sorbi entrare davvero in difficoltà contro anche qualsiasi avversario. Poi la Juventus campionessa d'Italia voleva fare 22 vittorie, scusate, su 22. E tra l'altro saluta Mister Guarino e Laura Giuliani in direzione proprio Milan. Quindi adesso si accenderà il calciomercato. Invece il Milan cosa ha combinato? Il Milan ha fatto molto turnover in vista appunto della finale di domenica prossima, approfittando già della qualificazione in Champions arrivata in anticipo, ha fatto giocare un po' chi ha avuto meno minutaggio nelle gambe durante la stagione, ha pareggiato 2-2 con l'Hellas Verona, ha cercato anche un po' di inseguire perché le gialloblu sono sempre andate in vantaggio e Daoui e Tamborini hanno dovuto un po' inseguire e pareggiare i conti. Quindi una partita con tante disattenzioni difensive, alla fine è arrivato questo pareggio che e allora... non soddisfa pieno, però la Champions è già conquistata. Allora, guardiamo la classifica con, diciamolo, poco interesse, perché non è che a noi milanesi non cambia molto guardarla, giusto? Esatto, è la classifica finale di questa nuova stagione caratterizzata comunque dalla pandemia di Covid-19, la Juventus le ha vinte tutte, poco da dire. Il Milan conquista la sua prima storica qualificazione in Champions League, il Sassuolo arrivato terzo andrà in Supercoppa insieme a Juventus, Milan e Roma, quindi, e invece Napoli riesce a salvarsi all'ultima giornata condannando invece il San Marino alla Serie B. E allora abbiamo parlato appunto di Coppa Italia perché domenica c'è la grande finale. Esattamente, a Sassuolo, giusto? A Sassuolo, Milan e Roma. Esattamente, sarà Milan-Roma, davvero una partita da cui mi aspetto tantissimo da una parte e dall'altra. Sono due squadre che ci hanno sempre abituato comunque a giocarsele a viso aperto questi big match. L'anno scorso ricordiamo tutti la Roma che era andata in vantaggio 2-0, il Milan l'aveva ribaltata sul 3-2. Ecco, la Roma non ha ancora mai battuto il Milan in campo femminile, speriamo per noi milanesi che non sia questa la prima volta. Milan ha i precedenti a favore, però le giallorosse di Bavagnoli hanno davvero affrontato un 2021 come le viste le 22 ragazze in questo fine di chi in questo momento è più fresco dopo una stagione così? Beh, sembra che il Milan comunque con una panchina più lunga abbia qualcosina in più. Appunto la squadra di Ganz è arrivata a seconda dietro la Juve proprio anche perché ha rinforzato la squadra molto la scorsa estate, anche durante l'anno con gli arrivi di Asegawa e Bokete. In questo modo gli dà più opportunità e opzioni. La Roma è stata spesso colpita da tanti infortuni, c'è alcune ragazze che stanno tornando solo adesso e quindi questo potrebbe fare la differenza se la partita soprattutto si propone sulle lunghe, magari con l'ipotesi tempi supplementari.
Mattia, allora io direi che rimaniamo incollati, come si dice in questi casi, ai social, non ai televisori, ma ai social, per seguire tutto quello che succederà questa settimana in vista appunto di questa super finale e poi ne riparleremo ovviamente nel nostro prossimo collegamento. Sperando appunto da milanesi di festeggiare una vittoria rossonera. Perfetto, Mattia, ricordaci bene dove possiamo trovare tutto quello che ha a che fare con invece cartellino rosa. Siamo ovunque, soprattutto sui social, su Instagram, su Facebook, su YouTube, dove appunto per rimanere sempre aggiornati sul mondo del calcio femminile. Poi oggi, essendo lunedì, è uscito anche il nostro gazzettino scaricabile gratuitamente dal nostro sito, dove ci sono tutti i risultati non solo di Serie A, ma anche Serie B, Serie C ed Eccellenza. Perfetto, va bene, Mattia, io ti ringrazio tantissimo, grazie mille, ci vediamo quindi lunedì prossimo, sempre qui con un nuovo aggiornamento dal mondo del calcio femminile. Grazie, Mattia. Grazie a te Fabio, buona giornata a tutti. Andiamo avanti, siamo quasi arrivati agli ospiti di giornata, degli ospiti, vedrete, degli ospiti bollenti, ma non vi dico nulla, lo capiremo dopo perché lo chiederemo direttamente a loro. Prima però è quel momento, quella piccola pausa, quell'incursione poetica che arriva sempre all'interno delle nostre trasmissioni, firmata dalle foche parlanti. Quest'oggi è il momento di Acilia Ionica con le incursioni poetiche delle foche parlanti. I wake to sleep. And take my waking slow. I feel my fate in what I cannot fear. I learn by going where I have to go. We think by feeling. What is there to know? I hear my being dance from ear to ear. I wake to sleep and take my waking slow. Of those so close beside me, which are you? God bless the ground, I shall walk softly there. And learn by going where I have to go. Light takes the tree, but who can tell us how? The lowly worm climbs up a winding stair. I wake to sleep and take my waking slow. Great nature has another thing to do to you and me. And lovely, learn by going where to go. Grazie mille ad Acelia Ionac, le foche parlanti, l'incursione poetica delle foche parlanti è un must all'interno della nostra trasmissione, andrà avanti e continuerà a esserci fino all'ultima puntata, anzi avremo poi da darvi delle grandi notizie sulle prossime puntate, soprattutto sull'ultima puntata, perché insomma ci sono tante novità in arrivo e soprattutto tantissime novità in arrivo da settembre, ma devo prima parlarne con la redazione, visto che non ho ancora parlato con loro, quindi prima con loro e poi vi dirò a voi. Dicevo che l'ospite di oggi è un ospite di quelli bollenti, almeno così dice di essere, anche perché prima di tutto non è uno solo, ma sono in cinque. Oggi solo in quattro sono collegati con noi, ma sono cinque, cinque che fanno molto caldo perché sono un collettivo bollente, appunto. Buongiorno al collettivo bollente. Ciao. Ciao, Ciao, buongiorno. ciao a tutti. Buongiorno, Ciao, buongiorno. buongiorno. Allora, benvenuti, grazie mille, anzi grazie anche comunque di essere bollenti perché insomma la giornata oggi è una di quelle che abbiamo bisogno di scaldarci, quindi grazie Esatto. mille davvero di essere ospiti con noi. Allora, dicevo, quattro quinti presenti, insomma non è male, quindi insomma abbiamo una bella compagine a rappresentare questo collettivo bollente. Chi mi spiega cos'è il collettivo bollente però? Allora, ciao, sono Enzo. Il collettivo Bollente è nato a Milano un anno fa. Noi siamo un collettivo artistico. Ognuno di noi, diciamo, viene da una realtà artistica differente, quindi ognuno si occupa di qualcosa da un punto di vista, diciamo, di espressione di sé. Abbiamo deciso di unirci in occasione di un workshop a settembre creato che si chiama Body to Body, che è un workshop creato da Anna Marionna e Andrea Rossato per Brode Piattaforma Lago, che è un evento promosso da Fondazione Fabbri e Treviso Ricerca Arte, che è legato a un film festival che si tiene ogni estate a Revine Lago, in provincia di Treviso. Quindi noi ci siamo uniti, ovviamente ci conoscevamo prima, avevamo fatto dei lavori insieme, abbiamo deciso di unire le forze per provare a vincere questa residenza artistica per questo bellissimo evento e fortunatamente, grazie, insomma, ci è stata data la fiducia, abbiamo vinto questa residenza artistica per realizzare un cortometraggio. Perché è bollente però il Quindi vostro collettivo? Come mai è bollente?
È bollente, diciamo, è nata, diciamo, la genesi, diciamo, del nome è un po' lunga. Da un lato volevamo essere, diciamo, caldi, volevamo essere pronti sulle cose che ci interessava dire. Quindi è anche un modo per, è anche essere un po', in un certo senso, non so come dire, no, stimolanti, mettiamola così, quindi Attivanti. accattivanti. Noi siamo legati a tematiche di genere queer, quindi in qualche modo. Prego, prego, scusami. No, hai detto giustamente, siete legati a tematiche di genere queer, cioè non è che siete lì a dire quello che vi passa per la testa, ma anzi, avete tematiche molto interessanti e molto precise su cui argomentate poi le vostre opere. Come potremmo definire, per chi magari ci sta ascoltando e non conosce bene la terminologia, appunto, le tematiche queer? Cosa significa queer? Queer è un termine, vabbè, un termine che originariamente è stato, diciamo, coniato per identificare tutto quello che, almeno un tempo, per un'epoca passata in un'altra mentalità, era strano, tra virgolette, no? Legato soprattutto ai temi della sessualità e dell'identità, di genere. Poi nel tempo queer è diventato un termine che si è, diciamo, ricostruito, ha cambiato pelle, ha identificato. È venuto a identificare tutto ciò che riguarda lo spettro, il ventaglio, della persona, quindi dell'identità e di quello in cui uno si ritrova. Quindi questo, diciamo, è quello che concerne la parola queer, quindi tutto ciò che è legato anche alle tematiche LGBTQ+. La cosa interessante è appunto che siete un collettivo, quindi avete messo insieme molte vostre peculiarità, le vostre artisticità le avete messe insieme. Nello specifico, cosa fate singolarmente e cosa è nato poi nel mettervi insieme? Cioè, appunto, quindi cosa è nato nel mettervi insieme e quali sono le vostre peculiarità singolari? Cioè, siete alcuni videomaker, alcuni fotografi, alcuni art director. Quindi, se mi potete spiegare un po' che cosa fate singolarmente e come questa vostra singolarità messa insieme invece hanno portato alla realizzazione poi di quello che appunto poi parleremo più tardi, che è il vostro primo lavoro, cortometraggio che state realizzando. Andremo singolarmente, velocemente ognuno. Io sono Enzo Di Sciullo, sono art director pubblicitario e videoartista. E io sono Pietro Agostini, faccio il fotografo e il filmmaker qui a Milano in uno studio. Io sono Lorenzo e sono fashion designer. E io, ciao a tutti, sono Michele, sono un attore e coach. E poi c'è Aurelio Labella, che è performer drag queen, che è il nostro quinto pezzo che È oggi ha il quinto quarto mandato. che oggi manca, lo salutiamo però, e insieme appunto state elaborando, state ormai quasi concludendo le prime fasi di ripresa di questo cortometraggio. Chi me ne vuole parlare e di che cosa parlerà appunto questo film? Pietro, vuoi andare tu? Allora, sì, la fase di ripresa, cioè di produzione, è appena terminata. È stato un processo molto lungo perché è partito appunto da settembre, da ottobre, quando ci hanno confermato insomma, la residenza artistica. Abbiamo iniziato una fase di scrittura lunga e intensa, e diciamo che formalmente abbiamo finito di scriverlo a gennaio, poi in realtà abbiamo continuato a cambiare alcune piccole carte. Fino all'ultimo secondo, e poi di fatto abbiamo iniziato la fase di produzione, quindi le riprese di fatto a fine aprile, inizio maggio, perché poi tra complicazioni varie, insomma, abbiamo dovuto spingere un po' sempre più in là la data. Adesso queste riprese sono durate una decina di giorni, sono state appunto anche queste forse tanto intense quanto la fase di produzione, perché più schiacciate ancora. E niente, adesso siamo in fase di post-produzione, stiamo iniziando il montaggio e il corto parla praticamente dell'incontro di tre persone con background diversi all'interno di una discoteca abbandonata o comunque di una ex balera che si trova nel cuore della provincia veneta. Questo perché diciamo parte del brief dato dal workshop era quello di rivalutare il territorio, comunque di parlare di questo territorio che è la provincia veneta, e lì ci sono una serie di appunto luoghi, ex luoghi di interesse ora abbandonati che noi abbiamo un po' rimmaginato. Quindi che cosa sarebbe successo se invece che essere una balera, o se oggi invece che essere una balera fosse un luogo di aggregazione queer
in mezzo a questo tipo di contesto? Come si sarebbero sviluppate le storie di personaggi che si incontrano? È interessante anche il titolo del vostro film, però, perché fa capire proprio la voglia di libertà e anche il fatto però che da soli non si va da nessuna parte. Sì, esattamente. Vai Michele. Siamo partiti, appunto, io mi leggo al titolo, che è Frisson, poi di fatto un gioco di parole, perché nella relazione a tre, chiamatasi Trisom, c'è una particolarità, cioè di fatto si sta applicando un'etichetta a una relazione di un certo tipo. Il processo che sta dietro al nostro lavoro è proprio quello di non etichettare il tipo di relazione, da cui nasce l'esigenza di parlare di una relazione che non è necessariamente una relazione di tipo sessuale, ma è una relazione che ci parla più di queer family, quindi di un senso di famiglia molto più ampio rispetto a, diciamo, le relazioni binarie o quelle alle quali siamo abituati, no? Uomo-uomo, uomo-donna, donna-donna, donna-uomo e così via. Quindi nel nostro corto c'è una storia d'amore che in realtà parla di un amore che ha tante forme, l'amore, ecco, infatti, per il territorio, per la propria vita e per i propri compagni di viaggio. Michele, è interessante quello che dici, perché appunto tu mi stai parlando di amore, di quello che adesso viene definita proprio affettività, no? Cioè c'è una grande, mi sembra, bisogno da una parte, oppure proprio richiesta anche di ritornare a parlare di questi temi. Assolutamente, e noi siamo partiti anche un po' dal detto less is more, cioè meno è di più. E siamo orgogliosi di non aver inserito nel nostro cortometraggio, nel nostro film, nessun telefono, nessun social, non perché non servano, ma perché volevamo concentrarci appunto sulla relazione. Specialmente in questo periodo di pandemia, noi abbiamo lavorato al corto per un anno abbondante e abbiamo sempre lavorato in persona, tenendo anche le distanze tra di noi, però incontrandoci, parlando, discutendo. E credo ci sia molto bisogno in questo momento di stare vicini, di trovare partner e di incominciare a imparare che la parola partner non è necessariamente una fede al dito e un legame scelto tramite un contratto, ma può essere molto di più. Non è facile, no, per tutti capire questo, anche per chi magari ha voglia di capirlo, a volte mi ci metto io proprio, nel senso, per magari chi ha qualche anno in più è un po' faticoso capire questa cosa. Come possiamo fare per capirla meglio? Guardare il nostro cortometraggio. Questa mi sembra un'ottima risposta, Lorenzo, mi sembra un'ottima risposta. E poi secondo me in realtà basta riuscire ad ampliare un po' quei rami d'ascolto che tutti abbiamo e osservare un attimo cosa succede nel mondo, no? Perché la nostra mente a volte è molto condizionata da ciò che c'è stato, da ciò che è stato imposto, che rappresenta l'educazione, la cultura e tutto il, diciamo, l'heritage del vissuto di ognuno di noi. Però secondo me è anche molto facile riuscire ad aprire un attimino di più gli occhi e guardare fisicamente cosa succede intorno a noi, che non è necessariamente quello che crediamo avvenga. Ci sono diverse cose che coesistono, sia nell'amore che nella quotidianità di ognuno di noi, e a volte sono anche idealizzate, no? Magari all'esterno tu immagini che tutti vivano l'amore in un certo modo, con un certo tipo di frequenza, di intenzione, di obiettivi da raggiungere, ma c'è anche altro, quindi un altro punto su cui noi facciamo leva è proprio lo sguardo, no, sul mondo, che apre a delle situazioni nuove, sicuramente diverse da ciò che ora si considera tradizionale e convenzionale, e sono delle sfumature che stanno prendendo una forma sempre più grande, più importante nel mondo di oggi, e quindi vale la pena avvicinarsi e entrare un pochino di più, anche non condividendo, ma semplicemente per conoscere e convivere e accettare anche qualcosa di diverso che si sta formando ora. So che per riuscire poi a completarlo nel migliore dei modi state anche facendo un crowdfunding per il vostro film, giusto? Come funziona e perché dovremmo donare dei soldi al vostro film? Allora, riprendo la parola. Crowdfunding in realtà è un oggi come oggi non è soltanto, diciamo, un modo di
di chiedere del denaro. È un modo anche di unirsi a un ideale e di essere vicini, diciamo, a un messaggio che in questo caso noi vogliamo portare. Quindi noi chiediamo, diciamo, alle persone che si sentono vicini ai valori che, o comunque ai temi di cui parliamo, che possono sentirli vicini o perché personali o perché vicino a loro, di aiutarci, diciamo, a portare a termine nel migliore dei modi il nostro progetto. Anche perché ovviamente siamo stati sostenuti anche dalla fondazione, da tutte le persone che hanno creduto nel nostro progetto, però è bello il fatto che sia un qualcosa che appartenga a tutti, quindi una cosa bella del crowdfunding è proprio questo, il fatto di potersi sentire vicini. Quindi, è una sorta forse anche... È stato... Enzo, è una sorta forse anche di modo per creare una vera e propria comunità? Sì. Quello che è stato anche dal punto di vista di produzione, ci sono persone che ci hanno dato una mano e che sono state fondamentali per, appunto, dal punto di vista produttivo, che hanno creduto nel nostro progetto. Pietro, mi hai ricordato anche una cosa che una volta ho sentito dire ad una conferenza di una designer di moda famosissima che si chiama Marina Spadafora, che lei ha detto una cosa molto intelligente, cioè che in un'epoca come questa di, insomma, capitalista, adesso senza voler dare un giudizio, però spendere i soldi è anche un modo come di votare, no, nel mondo. Cioè, nel senso, ogni volta che apriamo il portafogli e usciamo del denaro, cioè, noi stiamo votando un atto per politico. Qualcosa che noi vogliamo. È un vero e proprio atto politico ogni volta che spendiamo dei soldi. È vero, alla fine sì, è un atto politico, perché anche soltanto mangiare una pizza fuori, da dove arrivano gli ingredienti e le cose, noi stiamo votando, è come se stessimo votando per qualcosa che vogliamo o non vogliamo sostenere. E quindi quello che dico io è che se vi è piaciuto quello di cui abbiamo parlato oggi, insomma, sostenerci può essere anche un modo di sostenere, appunto, questi ideali. E dateci le coordinate, allora, come possiamo fare per aiutarvi? Allora, potete andare su, cioè chiunque può andare su Produzioni dal Basso, che appunto è l'organismo di crowdfunding a cui ci siamo aggiunti, e cercare FreeSom, quindi F-R-E-E, SOM, sì, SOME. Quindi cercare il nostro cortometraggio in questo modo e aiutarci con qualsiasi insomma, qualsiasi per noi è fondamentale. Oppure anche su Instagram, sul, esatto, profilo Bollente, che è trattino basso Bollente. Bollente trattino basso. Bollente trattino basso. Nella bio del profilo c'è il link diretto al crowdfunding di Produzioni dal Basso. Cosa vi aspettate dal vostro film? Che sia l'inizio di tanti altri film. Esatto. Che sia un modo per, come dire, essere una voce intelligente, non scontata, non egocentrica, ma sia un modo per essere, per continuare a portare degli ideali che per noi sono importanti, visto che non sono soltanto ideali, ma sono la nostra vita. E quindi è giusto non essere solo noi, ma noi come voce di non solo una comunità, perché poi alla fine gli ideali anche di quella che può essere chiamata una comunità sono ideali anche paralleli a persone che possono essere considerate al di fuori. Quindi noi abbiamo solo il desiderio di esprimerci e di dire delle cose, di fare delle cose intelligenti, belle, da vedere e con un senso. Ecco, tutto qua. Dove possiamo seguire tutti i vari sviluppi del progetto? Dove possiamo vedere come vanno le cose, come andranno avanti? Come? Chiedevo appunto se potete darmi le coordinate del profilo Instagram, credo, da cui potremmo seguire lo svolgimento anche, no, delle varie fasi e sapere come procede il progetto. Dove possiamo andare a vedere la progressione del progetto, dove possiamo seguire mano a mano, passo passo, quello che fate? Sto copincollando il link al nostro Instagram sotto questa live. Perfetto, allora adesso poi il producer metterà sicuramente il link nei commenti, dove abbiamo già messo anche il link, vedo, grazie mille ad Aurora, il link per Produzioni dal Basso, per potervi aiutare. Poi chiediamo anche l'ultima cosa, anche prego, di essere, appunto, il corto sarà, diciamo, la prima del corto sarà il Festival Lago, arrivi nel, okay, Lago, quindi invitiamo tutte le persone che sono interessate anche di andare lì e poi di seguirci, così da capire dove, sì, invece magari e magari poi riuscire a portarlo anche magari in qualche cinema a Milano, non sarebbe, è quello, non che sarebbe è male, quindi cominciamo a fare, gli appelli adesso, no? Magari il Beltrade ci ascolta o altri cinema ci ascoltano,
così cominciamo a fare anche un po' di nomi che li tiriamo in ballo, che non sa mai. Sì. No, si sa mai che appunto si riesca a dare spazio a questo collettivo bollente, sarei molto contento. Grazie mille davvero a tutti. Pronto? Grazie davvero per tutto quello che ci avete raccontato. Le coordinate appunto le abbiamo, possiamo seguirvi per seguire tutto il progetto. Sì. In bocca al lupo quindi con tutto. Grazie. E che è caduta credo la linea in questo istante, adesso tornerà subito. Io allora voglio ringraziare Pietro Agostini, Enzo Di Sciullo, Lorenzo Marcelloni e Michele Basile, grazie mille davvero tutti e quattro, grazie Aurelio. Anche grazie. Al quinto quarto che oggi non c'è, ma ringraziatelo da parte Aurelio. Grazie anche Aurelio. 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 E grazie. Speriamo di vederci presto appunto magari alla prima del vostro film. Molto volentieri, grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille al collettivo Bollente, buona giornata e a presto. Buona giornata. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, 12 e 56 minuti e 20 secondi in questo istante, lunedì 24 maggio, il Piave mormorava, ma noi invece andiamo a finire la puntata di oggi. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, vi do appuntamento come sempre a mercoledì, sempre qui in diretta con una puntata di Good Morning Milano, o se non sbaglio invece domani sera va in onda Municipio X, sempre alle 19.30 con ospiti dai municipi milanesi. Grazie mille, arrivederci e a presto.